Il 27 novembre esce il mio nuovo disco. Non è passato molto tempo dal movimento del dare e non è per me usuale far uscire un disco dietro l'altro. Volevo così spiegarvi il motivo e il perché e come è nato questo disco. Ogni volta che parte una tournée io scelgo delle canzoni del repertorio altrui con le quali confrontarmi. Mi piace confrontarmi con l'interpretazione degli altri. Io sono un interprete vivo delle canzoni altrui e tutte le volte scelgo delle canzoni e tutte le volte diverse. Ogni volta mi domandano: ma dove trovo la versione di C'è tempo, per esempio? No, devono aspettare il disco live per sentirla. E allora ci è venuta l'idea, parlandone anche con la Sony, di racchiudere tutte queste canzoni che ho cantato in questi ultimi anni, ed aggiungerne anche delle altre. Sono quelle che avrei voluto cantare e che avrei cantato prossimamente, magari nei concerti prossimi, nei concerti a venire. Ne è venuto fuori un disco molto felice, molto suonato, e abbiamo adottato la stessa tecnica, la stessa modo di fare di quando andiamo in tournée. Ci riuniamo, facciamo le prove. In quel caso andiamo in tour, in questo caso abbiamo fatto le prove e poi siamo andati in studio. La musica dovrebbe essere vissuta così, no? Bisognerebbe sempre trovarci in un posto, provare, come è stato forse nei tempi passati. È diventato tutto molto asettico, no? Si va in studio di registrazione, spesso non ci si incontra. Oggi poi con i metodi, con la tecnologia, si registra addirittura a casa e ti mandano le cose già registrate. Questa, abbiamo fatto il percorso inverso, siamo ritornati a fare quello che si dovrebbe fare sempre, suonare tutti insieme. E tanto ci siamo divertiti a fare questo, abbiamo pensato di fare anche un DVD di tutto questo backstage, tutto quello che è successo in quel periodo. E abbiamo pensato di donarlo come regalo, insomma, chi avesse voglia di vederlo, di vedere come è nato tutto questo, può vederlo appunto nel DVD allegato al disco, allo stesso prezzo.